Cristian Tito, Luigi Di Ruscio, Lettere dal mondo offeso, L'arcolaio. Un libro di lettere, un romanzo epistolario, come dice il prefatore Sebastiano Aglieco, dice, un romanzo di formazione epistolare. Sì, in effetti il genere è quello, ma la cosa che mi piace di questo libro è che nasce senza neanche l'intenzione di essere tale, cioè sono delle lettere che, delle mail che vengono spedite nella velocità del mezzo e della vita tra la Norvegia e l'Italia, tra il mondo della prima maturità di Christian Tito e il mondo anziano. No, del momento finale, l'ultimo anno e mezzo di vita di Luigi Di Ruscio. Questo scambio epistolare avviene nella velocità dei nostri tempi, ma nella lentezza di una vera relazione. Cos'è che costituisce questa relazione? Ha avuto modo di dire Cristian Tito, una certa verità, dell'esistenza. Sono un giovane e un anziano all'inizio e alla fine di un percorso, due persone diverse, molto diverse, per percorso di studi, per sorte anche, per sorte della vita, con alcuni punti in comune, la poesia e la fabbrica. La fabbrica perché il padre di Christian è stato ingegnere alla grande fabbrica di Taranto, che è stata anche la causa della sua malattia. Quindi c'è un tema che tocca nel profondo e che avvicina questo orizzonte del paterno, il paterno, la maestria, la fabbrica, la sparizione e la trasmissione, perché questo poi in fondo è la vera questione, cosa può essere trasmesso, come si può trasmettere e cosa viene trasmesso, ciò che si impara. Ciò che Christian Tito impara innanzitutto da Luigi Di Ruscio è che la poesia è legata appunto ad una verità dell'esistenza, cioè nasce al di fuori di qualsiasi cerimoniale, perfino di un apprendistato ordinario, perché Luigi Di Ruscio ha studiato fino alla quinta elementare, un operaio. Operaio che è emigrato in Norvegia e quindi può nel tempo libero, cioè può avere tempo libero grazie alle lotte operaie fatte insieme agli operai norvegesi per ottenere del tempo, ecco, grazie a quel tempo guadagnato con le lotte riesce a leggere e a leggere in maniera onnivora, ma soprattutto in maniera personale. Luigi Di Ruscio ha uno sguardo sulla realtà assolutamente unico per tante ragioni. Una di queste è il fatto che non è stato predisposto alla produzione culturale. La produzione culturale per lui è stata una manifestazione del proprio essere, non un'occupazione, non come dire, una previsione del sistema, lui è un'anomalia del sistema e la sua scrittura lo è. Allora, che cosa è stato trasmesso o sembra da queste lettere, che passi? Credo sia proprio l'idea che una espressione vitale, una manifestazione vitale è fondamentalmente una sovversione. E che questa sovversione avviene senza retorica, soverchia, avviene nella crudezza anche, degli oggetti della vita, degli oggetti
delle cose ordinarie, delle abitudini, delle difficoltà anche elementari di sopravvivenza di questa stessa vita che però è infinitamente amata. Diciamo che ciò che viene trasmesso è che la poesia non è un artificio retorico. La poesia è un effetto collaterale della gioia di vivere, per dirla, come dire, alla Matisse, ecco, che di Rousseau è uno scrittore bruniano, come giustamente veniva detto da Emanuele Zinato, Bologna. E, è uno scrittore bruniano perché il suo è un eroico furore, che è comunicazione globale, religiosa, tra virgolette, pagana. Ma l'autorità di questa azione viene dalla sua vita. Ecco, se la vita di Rousseau non fosse stata quella che è stata, la vita dolorosa di un operaio che deve reggere una famiglia e se stesso, lontanissimo da casa, senza possedere, non dico l'inglese, ma neanche l'italiano, standard come lingua veicolare, ecco, una vita così. E diventa il principio di autorità, diventa il principio di autorità. Dal punto di vista estetico, poi la bellezza delle sue opere dipende dalla sua capacità infinita, è un'energia infinita la sua di creare immagini, di accostare, montare, smontare immagini e di produrre l'efficacia così. Con questo ritmo percussivo martellante che lo caratterizza. Di Lucio è un grande